pedalando tutto in qualche modo per riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà, chissà. E intanto gira e va, gira, 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 e chi ci fermerà? Gentili telespettatori e appassionati di ciclismo, bentornati alla Villa Resort di Montecatini per una nuova puntata di Studio Toscana Sprint. Questa sera abbiamo con noi la formazione del team Val di Nievole, formazione attiva nelle categorie giovanili, e quindi andiamo a presentare i nostri ospiti. Alla mia sinistra Sandro Barbieri, direttore sportivo degli Esordienti, buonasera. Buonasera. Accanto a lui Cesare Parlanti, anche lui è direttore sportivo nella categoria Esordienti, buonasera. Buonasera. E poi troviamo un altro direttore sportivo, Romano Caioni, buonasera. Buonasera a lei. Ed il segretario Mauro Renzoni, buonasera. Buonasera. Abbiamo poi un assortimento vario di atleti, esordienti, allievi, le conosceremo poi in seguito, ma partiamo subito dal segretario Mauro Renzoni, che ci illustra meglio un po' l'attività della formazione del team Val di Nievole, su cosa si articola e su che categorie siete attivi. Ma noi abbiamo tre categorie, i giovanissimi, abbiamo gli esordienti e gli allievi. I giovanissimi abbiamo intorno a 26-27 ragazzi, abbiamo 3-6, ne manca uno, 7 esordienti e 7 allievi. Bene, poi andremo a conoscere meglio i ragazzi che sono qui, e chi li conosce bene sicuramente Sandro Barbieri e Cesare Parlanti per quanto riguarda gli esordienti. Sandro, un bel gruppo, perché 7 ragazzi sono davvero tanti, adesso tutto sta nel riuscire a trovare quell'amalgama giusto per riuscire a farli andare d'accordo e ottenere i risultati che servono. Sì, indubbiamente hai ragione. Comunque d'accordo, vanno senz'altro d'accordo, perché sono tutti bravi ragazzi. Noi cerchiamo di allenarli in modo, non dico perfetto, perché la perfezione non l'ha quasi nessuno. Comunque, in un certo modo, portandoli da qui alle gare bene allenati, cercando di fare dei buoni risultati. Insomma, il gruppo è abbastanza valido, vedo che i ragazzi si impegnano, danno l'anima, danno tutto, e speriamo di fare una bella annata come l'anno scorso. Cesare Parlanti, anche lui nella categoria esordienti, dicevamo un bel gruppo, speriamo di fare bene i risultati. Ecco, se dobbiamo fare un bilancio del 2010 che si è concluso, cosa possiamo dire? 2010 si poteva fare qualcosa di più, non è che è stata un'annata enorme. Io penso che il 2011 sia più propensa. Lo pensano anche i ragazzi, perché si stanno divertendo, sento che ridano qui accanto. E andiamo a conoscere meglio i ragazzi della categoria esordienti. Partiamo dalla mia sinistra con questo gigante che sicuramente se la cava bene negli arrivi agli sprint. Descriviti un po' e dici chi sei innanzitutto. Allora, sono Alessio Abruzzese e quest'anno ho ottenuto 2 vittorie e molti piazzamenti, diciamo. Quindi l'obiettivo nel 2011 è confermare quello che già hai fatto vedere lo scorso anno. Eh sì, fare meglio. Dacci un numero. Ma vogliamo sapere a cosa si punta, dai, quest'anno. Speriamo a almeno un po' più vittorie, insomma, 3-4 vittorie e altrettanti piazzamenti. Bene, passiamo al tuo collega che invece è al primo anno. Mi chiamo Rassi Gianmarco. L'anno scorso ho ottenuto 4 vittorie e molti piazzamenti e spero quest'anno negli esordienti di ripetere l'annata. Senti, invece tu come caratteristiche come ti vedi? Ma penso di essere un buon velocista. Ma diciamo che visto in confronto a lui, vabbè, sembra più uno scalatore, dai. L'altro ragazzo invece anche lui è al secondo anno. Sì, sono un secondo anno, sono... E dai, un po' di emozione è normale, dai, sono rilassati un po'. Andrea e ho fatto un terzo e tanti piazzamenti. Bene, abbiamo anche, se mi passate il microfono, vado a conoscere quei 7-3 ragazzi che sono qui davanti. Vi prego di alzarvi ad uno, partiamo da te. Allora, dici chi sei? Allora, sono Elia e ho iniziato da poche settimane, e quindi non sono ancora... Elia, il cognome ce lo dici? Falsetti. Falsetti, iniziato adesso proprio. Sì, da poche settimane, quindi non sono ancora preparato, quindi devo ancora capire come vai in bici. Sì. Dai. Ti piace però? Sì. Bene. Mi chiamo Jacopo Lazzarini, ho cominciato l'anno scorso a giugno
quindi ancora devo, diciamo, ambientarmi nello sport. Però come ti sembra il ciclismo? No, faticoso, però è un bello sport. E qui al team Val di Nievole? Ma va bene, cioè, ci si diverte, allo stesso tempo ci si allena bene. Gli allenatori sono bravi. Bene. Ci diverte. Mi chiamo Luca Diana e da come loro è da poco che faccio ciclismo. Ma vi siete ritrovati tutti qui nuovi, eh? Ci siete messi tutti sì. insieme? Sì, apposta. E senti, e quando è iniziato, lo scorso anno? Sì, più o meno come Jacopo. Bene. Li abbiamo un po' scoperti meglio questi studenti, quindi faccio una domanda a Cesare Parlanti, perché mi è sembrato di capire un gruppo di ragazzi consolidato e dei nuovi innesti, dei ragazzi che hanno iniziato da poco e che magari possono ancora avere l'occasione per imparare, perché la categoria di studenti insegna l'arte della bici, diciamo. Si ha dei ragazzi giovani che promettono bene. Non ti sbilanci di più, dai. No. Romano Caioni, invece, direttore sportivo della categoria allievi, anche qui saranno 7 gli atleti. Sì. E quindi abbiamo 3, poi le conosceremo meglio. Però, insomma, un gruppo forte che lo scorso anno ha già fatto vedere buoni risultati. Sì, effettivamente io sono arrivato a luglio in questa categoria. Io vengo dalla categoria juniores, ho fatto dilettanti, juniores. Però questi ragazzi sono volenterosi. E quando ci si mette la volontà, la grinta, la voglia di vincere, non si riesce. Te avanti mi hai fatto una domanda, ma la sei? Io ti dico, ce n'è almeno su 7-4, senza togliere niente ai primanni, che ci starei bene. Senti, ma qualche settimana fa abbiamo sentito Lorenzini e ci ha detto che alla sei ci punta anche lui. Sì. Tu quando si parte tutti per vincere. Del 27 marzo vanno tutti forte. Sì, si parte tutti per far bene, poi ne vince uno, no? Però io sono già contento se arrivo in fondo e non nei primi 10, 2 o 3, nota bene, 2 o 3, non uno, io sono, tocco il cielo con un dito. Poi sai, sono tante i corridori, la strada, e gli incidenti, sono mille cose quelle che capitano durante una corsa. Io ti potrei dire ho vinto il Buffoni con due corridori soli e 180 partenti. Ditemi voi, insomma. Sì, che insomma, ecco, contano tanto anche le motivazioni. Certo. E qui la testa. Vero? Sentiamo cosa dicono questi ragazzi, cosa hanno in testa. Partiamo da... Allora, io sono Conforti Matteo, sono un allievo del primo anno. E nella categoria esordienti non è stata molto buona, perché sono stati segnati tutti e due gli anni da mi sono rotto il braccio via, e quindi ho perso un sacco di mesi e punto tutto su questi anni da allievo via. Bene, passiamo al tuo collega. Sono Noemi Mirko e l'anno scorso all'inizio stagione ho avuto un incidente anch'io, mi sono rotto i dita delle mani, quindi Non ho fatto un buon inizio stagione, però poi sul finale di stagione sono riuscito a fare qualche piazzamenti e mi è andata, insomma, quest'anno spero di fare almeno qualche vittoria, sono convinto, mi sto impegnando, mi sto allenando e spero di vincere. Senti, rimaniamo su te, hai ovviamente nella categoria degli allievi c'è anche l'impegno della scuola, ecco, parlaci anche di cos'è la vita di un ciclista nella categoria degli allievi a 17 anni. Io penso che a 17 anni ci sia sia il tempo a per 16 allenarsi, anni, 16 anni per allenarsi e anche trovare il tempo per la scuola, perché comunque allenamento si tratta di 2 o 3 ore al giorno, che poi quando torni a casa il tempo ce l'hai comunque. Ecco, che se scuola uno, frequenti? Se uno ha volontà fa tutto. Che scuola frequenti? Io faccio l'agraria a Pesce, istituto tecnico agraria a Pesce. Bene, una domanda ancora, perché mi sembri vispo. Ha detto il tuo direttore sportivo conta tanto la testa. No, tu sono abbastanza volenteroso. Convinto. Convinto. Quest'anno credo di fare bene. Io sono Alessio Giglio. L'annata scorsa è stata un'annata, diciamo, un po' sbagliata. E quest'anno spero di andare meglio. Sei un secondo anno? Sì, secondo anno. E senti, come ti è, il primo anno di allievi hai detto un po' sbagliato, ma per fortuna cosa è successo? Comunque vada, non è facile ambientarsi in una nuova categoria, ecco. Sì, è stato un problema un po' di quello, inizio preparazione.
con il segretario Mauro Renzoni, questi ragazzi sembrano davvero molto motivati. Abbiamo parlato prima con gli esordienti, ci sono tre ragazzini che hanno iniziato adesso, gli allievi, quelli che abbiamo qui, ci sembrano davvero motivati. Poi anche quelli che non ci sono, insomma, sono dei bei nomi, insomma, sono considerati un po' a livello regionale tra i migliori allievi a livello regionale. Sì, quelli che manca qui stasera, insomma, si sono... manca Cavallini, manca Martino, manca Venturi e Fabiani, tutti ragazzi che tre prim'anni che l'anno scorso, insomma, hanno fatto le sue Fabiani due vittorie, Venturi una, Martino una. E molti piazzamenti. E Cavallini, si sa, ormai lo conoscono tutti, si sa come, ecco, sia. Volevo chiedere magari a Romano Caioni, che li vede da vicino sti ragazzi, perché vedendoli in corsa, io se devo dire che è una cosa che mi ha colpito, perché quando si vedono le corse, magari che non si è lì, si rivedono in televisione, uno si deve lasciare andare all'impressione che gli fa un ragazzo a pelle, no? Io se devo dire che ho notato che Federico Cavallini, sì, si vede negli occhi che è un ragazzo vispo. È estroso. Più di così io ti posso dire, è estroso. Se lui è convinto di una cosa, di fare bene quel giorno lì, è difficile reggilo. È difficile anche dirigilo a me o a Sabatini, Però se va a segno, il risultato viene fuori, che gli dici poi? Poi i dilettanti hanno la radino, noi non ci sa niente, noi si deve andare a cenni, mettiti qui, mettiti là, però è tutte cose posticce. Poi in bicicletta ci sono loro. Decidono alla fine chi fa la corsa sono i ragazzi. Hai capito? Io penso che il Cavallini, che è un secondo anno, è stato un buon allievo anche l'anno scorso, che ci abbia nei confronti di loro due o tre di questi ragazzi che l'aiutano, che fanno il gruppo, che lo portano vicino all'arrivo. Cosa che è difficile negli allievi trovare e amalgamare una squadra unita come si fa nell'Unione, se hai capito, perché qui tutti hanno il desiderio di andare a vincere e poi magari si perde quello che si potrebbe vincere o quello che si potrebbe far bene, capito? È una cosa molto particolare. Gli allievi sono oggetti strani. Sì, ma sono ragazzi ancora che magari non hanno le idee chiare. Hai capito, questo dice, ma che vuoi io a vincere? Ma come? Ma oggi vediamo un po' se lui sta bene, se si porta lui, che ha più possibilità, magari che quello in salita va più forte. E senti Romano, dimmi. Nella categoria allievi quest'anno in Toscana, ma io direi un po' in tutta Italia, mi sembra che ci possa essere spazio un po' per tutti, perché vedo un grande equilibrio. Quest'anno? Sì. Sì, di più. Mi sembra di percepire questa cosa. Perlomeno alla carta, perché poi quando parte le corse cambia tutto. Però diciamo magari così, viene fuori uno che neanche ci si pensava. Diciamo così, prima della stagione, alla settimana prima del 27 di marzo, non mi sembra di vedere un Federico Zurlo o un Umberto Orsini, insomma, vedo più un più livellati, e questo è vero. E io penso proprio di far bene, perché se le cose sono livellate, poi dipende prima di tutto da loro e poi anche da noi. La preparazione, il modo di impostare la corsa, sono mille le cose. Poi magari non lo fanno, glielo dice o non lo fanno, però voi con la televisione ci aiutate anche. Perché potete rivedere gli sbagli. Bravo. Perché io a volte, quest'anno mai, perché come ti ho detto sono venuto a luglio, ma io gli altri anni vivi a casa mia a mangiare la pizza, no? E poi la cassetta o il DVD, e gli dicevo, vedi qui, te l'avevo detto che se facevi, e sbagliando si impara. Mauro Renzoni, questo staff che vediamo qui è ovviamente la punta dell'iceberg di tutti quelli che lavorano nella società, però mi sembra uno staff serio ed esperienza. Sì, poi manca Loretto Sabatini, insomma. Sì, l'ho detto. Che, certo. No, questi sono seri, sono preparati, è un bello staff e questi ragazzi diciamo che stanno molto bene insieme tutti con i loro allenatori,
veramente noi come società dietro alle spalle siamo abbastanza forti, ci siamo molto presenti, sia sugli allenamenti, sia sulle corse, ci siamo sempre quasi tutti. E poi più di questo poi... Ecco, questa è una domanda che faccio a te, perché qui abbiamo dei rappresentanti della categoria degli esordienti, della categoria degli allievi, però non scordiamoci che il team Valdinevole è attivo anche sui giovanissimi con un bel numero di ragazzi. Ecco, ti chiedo, perché spesso quando si fa avviare lo sport del ciclismo al ragazzo la preoccupazione più grande è la sicurezza. È la sicurezza, sì. E i giovanissimi, e forse sono la categoria dove i ragazzi iniziano ad andare in bici, e quindi dove si allenano questi ragazzi del team Valdinevole? Allora, noi abbiamo a Ponte Buggianese la pista dentro lo stadio, e i giovanissimi li facciamo allenare molte volte lì, anche perché purtroppo le strade sono quelle che sono, bisogna starci molto attenti, e con questo è perché noi siamo sempre presenti, cerchiamo di seguirli il più possibile questi ragazzi, perché le strade sono pericolose. Purtroppo nel comprensorio non c'è un... Speriamo che venga fuori qualcosa da poter essere più tranquilli e essere sicuri, perché per ora non c'è. Non c'è, ovviamente. Poi, come dicevamo, spesso nelle piste di poche centinaia di metri si riesce a far allenare giovanissimi, non di più, insomma. Sì, sono 400 metri la pista che gira intorno allo stadio, sì che... Senti Mauro, rimango su di te perché... Prego. Quando si fa una squadra con così tanti ragazzi, perché alla fine mi sembra che arriviamo quasi a 40 tesserati, se non sbaglio, è importante sì avere un gruppo di persone che lavora, è importante anche avere un gruppo di amici che vi sostiene economicamente. Sì, ci sono diversi sponsor che ci sostengono economicamente proprio, e meno male che ci sono loro, perché altrimenti sarebbe difficile poter andare avanti. Insomma, queste sono cose risapute oramai in queste categorie qui, è così, e meno male che abbiamo degli sponsor seri che ci danno una grande mano veramente. Ecco, Sandro Barbieri, l'attività degli esordienti abbiamo detto parte ad aprile, la prima domenica di aprile. Ecco, come la imposterete? Attività regionale, attività extra-regionale, come andrete un po' a mixare queste la due cose? La nostra prevalenza è stare in regione e possibilmente in provincia. E se non è in provincia, la più vicina, perché come sapete, sappiamo tutti, insomma, i momenti non sono quelli che sono, le spese sono tante. Comunque, se vi posso dire qualcosa, noi non incominciamo ad aprile, la prima domenica, ma il nostro obiettivo è il 27 di marzo, e sarà una gara, diciamo, europea del Principato di Monaco. Ecco, ricordiamo anche questo appuntamento, il 27 di marzo, sì, con il trofeo Alonso a Monte Carlo, sarà una gara cui parteciperanno atleti di varie nazionalità, saranno presenti alcune squadre italiane, e sarà una gara che si svolgerà su di un circuito di poco più di un chilometro. Sì, infatti è un chilometro e due. Sul percorso, praticamente sul porto di Monaco, quindi sì, diciamo anche una, dal punto di vista spettacolare dovrebbe essere il massimo. Speriamo di anche sì. Anche per i ragazzi penso un'esperienza, infatti, chi saranno coloro che partecipano? Sono esperienze uniche, anche ripetibili, perché non è detto che sia poi la prima e l'ultima volta che lo facciano. I ragazzi purtroppo, che cos'è? Che sono al limite, a numero limitato. Ricordiamo che il limite è 50 corridori, sì, per gli esordienti primo e secondo anno insieme. Sì, e non ci accettano più di 4 iscritti, non a categoria. Cioè, categoria esordiente, no, a squadra. Sì, sì, sì. Saremo presenti anche con giovanissimi noi. Ricordiamo che è presente la categoria G6 e la categoria allievi, anche sì, questa manifestazione. Ora, come sai, questi sono 6 ragazzi e purtroppo devo fare una scelta. Insieme a Cesare una scelta. Magari il primo anno ci ritorna il prossimo anno, dai. Comunque, portiamo tutti. Portiamo tutti e poi due faranno... Anche perché è anche una bella giornata di divertimento, sì, penso, insomma. Speriamo. È quello. Mauro, questa scelta di partecipare a questa prima gara nel Principato di Monaco, diciamo che è anche una, sì, un'occasione per dare ai ragazzi un'esperienza particolare, un'esperienza diversa dal solito, della solita gara magari che si fa 10 km che è qui e su luoghi che cui ci si allenano e tutto. E poi anche, se mi consenti di dire, è il punto di partenza per cercare anche
di creare quel curriculum da poi presentare agli sponsor, da coloro che vi devono sostenere. Certamente, anche per quello lo facciamo. Perché insomma credo sia un onore partecipare a queste manifestazioni anche per chi vi sostiene. Io ho visto, quando gliel'ho accennato la prima volta a questi ragazzi di poter andare a Monte Carlo, ho visto proprio il sorriso stampato sulla bocca di questi ragazzi. I direttori sportivi sono stati anche loro contenti, e sicché si prova, anche perché è una giornata, facciamo una giornata campale. Siamo una gita di famiglia. Una gita di famiglia, con le famiglie anche. E se vi posso dire una cosa, non andiamo solo per fare la gita. Attenzione, siamo anche lo scopriamo tanto, lo scopriamo tanto. Ora, quello è sottinteso, no? Non importa stare a dire. Se non sbaglio, le formazioni toscane che parteciperanno, oltre a voi sarà presente la Polisportiva Mille Luci, quindi, e la Grube, quindi tre formazioni toscane, ma saranno presenti formazioni dalla Lombardia, dalla Liguria. Sarà davvero una bella lotta. Ci mettiamo subito a confronto con giusto, no? Perché dobbiamo subito certamente. Far vedere di che pasta sono fatti questi ragazzi. E tanto che non si vince un campionato italiano, il toscano, fra gli esordienti e gli allievi, guardiamo un po' quest'anno se si riesce a portare qualcosa a casa. Non solo con i nostri, ma siamo contenti anche se vince, no, anche se vince un'altra squadra, certamente. Certo, quindi. Diciamo che il campionato toscano negli esordienti manca da diversi anni. Il campionato italiano in Toscana negli esordienti manca da diversi anni. Sì, degli allievi forse l'ultimo, se non sbaglio, Antonini. Sì, forse sì. Nel 2007, se non sbaglio, 2000. Ma gli esordienti, non so, esordienti bisogna risalire, chi se lo ricorda, non lo so. E chissà che magari quest'anno qualche ragazzo esordiente riesce a toglierci questa soddisfazione. No, speriamo. Ci sono dei bei ragazzi in Toscana quest'anno a livello esordienti, sì. E le vedremo, le abbiamo visti già l'anno scorso. Ora concludiamo con un po' un discorso in generale, visto che la categoria esordienti è ben rappresentata. E insomma, diciamo che lo scorso anno, i primi anni in Toscana negli esordienti si sono fatti ben vedere, sia i ragazzi del Monte Carlo, sia i ragazzi della Mille Luci, sia i ragazzi del Team Val di Nevole, della Grube. Insomma, sì, sì. Cosa te ne pare, Barbieri, di questa stagione che sta per iniziare? Ma come ti dicevo prima, la stagione noi aspettiamo a gloria che cominci, per vedere a forza questi ancora non questi ci sbilanciamo, ragazzi, dai. No, io non mi sbilancio. Comunque ti dicevo che i ragazzi ci mettono tanta volontà, sia i primi anni, sia questi tre ragazzi qui davanti che hanno cominciato quest'anno, ovviamente qualcuno l'anno scorso. Comunque vedo reagiscano molto bene agli allenamenti e vanno discretamente bene per ora. Manca sempre 2 mesi all'inizio. Siamo fiduciosi. Bene, siamo davvero in conclusione a questo punto. Saluto Sandro Barbieri, Cesare Parlanti, grazie. Romano Caioni, Mauro Renzoni, grazie. E questi ragazzi che ci hanno accompagnato durante questa puntata qui dalla Villa Resort di Montecatini per la Studio Toscana Sprint. È davvero tutto, un arrivederci alla prossima puntata ed un saluto.